Il paradiso delle signore, mercoledì 5 agosto 2020. Il ragioniere decide di organizzare una cena romantica per il 14 febbraio per aiutare un po' Silvia a riprendersi dalla sua tristezza. Un vecchio amico di Vittorio arriva a Milano. L'uomo di nome Ennio sembra subire fin da subito il fascino di Clelia, a cui si avvicina molto. Agnese cambia idea su quello che ha creduto negli ultimi giorni e va a parlare con Armando. Gli chiede scusa perché crede che si sia comportata in maniera ingiusta e maleducata dopo tutto ciò che l'uomo ha fatto per aiutarla. Tra i due c'è un nuovo riavvicinamento, ma Agnese cerca di non cedere. Marta e Riccardo continuano a tentare a far avvicinare Adelaide a Umberto, ma la donna continua ad essere irremovibile. Secondo i due fratelli, quelle che mostra non sono le sue vere emozioni, ma si tratta soltanto di una corazza che ha costruito per soffrire meno. Alla fine Marta riesce a convincerla a fare parte della giuria della festa di San Valentino, a cui parteciperà anche Federico. La stessa Adelaide intanto si imbatte casualmente nei coniugi Cattaneo e si congratula con loro per l'istruzione di Federico e per il carattere del ragazzo. Silvia si lascia andare ai sensi di colpa, riflettendo ancora una volta sul fatto che potrebbe non essere figlio di Luciano.